Voltiamo pagina. La delicata situazione economica del nostro Paese obbliga lo Stato al risparmio entro il 2019. In Sardegna, grazie agli accorpamenti, chiusure e riduzione di spazi degli uffici della pubblica amministrazione, si dovranno risparmiare quasi 6 milioni di euro. Sentiamo come nel servizio di Egidia Angela Secchi. Nella lunga lista degli immobili occupati da uffici della pubblica amministrazione che pagano l'affitto ai privati, svetta la direzione provinciale delle entrate di Cagliari di via Vesalio a quota 1.300.000 euro, a seguire la Corte d'Appello di Sassari per la quale lo Stato sborsa 1.200.000 euro. A Cagliari, tra questura, comando dei carabinieri, uffici ministeriali vari, la cifra delle locazioni cosiddette passive arriva a 7 milioni di euro. Questo nonostante esistano moltissimi immobili demaniali, di fatto inutilizzati, uno spreco di denaro pubblico che non ci si può più permettere. Da qui il blitz di due giorni nell'isola del numero uno dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, parola d'ordine, razionalizzazione. Che significa occupare al meglio gli spazi pubblici e liberare i cosiddetti affitti passivi, cioè la funzione pubblica in immobili di proprietà privata. Dobbiamo ridurre la spesa pubblica e quindi questo è un primo obiettivo che ci poniamo. Il secondo obiettivo è quello di usare dei beni di pregio insieme ai privati per valorizzarli e farli diventare per esempio alberghi di lusso come il caso di Capo Spartivento o comunque di torri e immobili di pregio. Terzo step, la vendita degli immobili, il destino che ad esempio potrebbe toccare al carcere cagliaritano di Buoncammino, sempre che, ha spiegato Reggi, ci sia un acquirente. L'Agenzia del Demanio fa da intermediario nei confronti di chi ha i mezzi per acquistare, dalla Cassa Depositi e Prestiti al Fondo del Qatar, ha precisato il direttore generale. A Cagliari firmati una serie di protocolli d'intesa per il trasferimento della proprietà di immobili statali alla Regione, che poi a sua volta la trasferirà a comuni ed enti locali. Storico accordo sottoscritto per Gaiu e Cardedu, che dopo decenni si riappropriano del loro territorio. Altri accordi sono stati chiusi con Pula per la valorizzazione di Capo Spartivento e con Nuoro per l'utilizzo sociosportivo della zona intorno al carcere di Badecarros.